l'ultimo atto della regular season. Buon pomeriggio dallo stadio Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate. La Polisportiva riceve sul campo amico il Portici. È la 37esima giornata del girone di ritorno, una al termine della stagione per il San Campanella. E intanto si comincia qui al Carrano per quest'ultima partita del girone di ritorno. Covid. Attenzione per adesso perché c'è Manfrellotti, fa tutto bene, il palo gli lega la gioia del gol. Il 9, colpo di testa di Calvanese, miracolo di Stankos. Per l'andata, Simonetti dentro per Maggio, la conclusione di prima da parte di Maggio. Avanza Rafael Conios per Maggio, stavolta regolare la posizione di Maggio, arriva il diagonale di Maggio. Lo stadio Carrano, attenzione perché qui Campanella non si intende con Stankos, è il Portici passa in vantaggio con Manfrellotti. Squadra ospite avanti per 1-0. Pallone dentro Campanella, Maggio, stavolta la rovesciata è Maio, Maggio svetta di testa. Gabbianetta, fa tutto da solo Gabbianetta, in tre di rigore Gabbianetta, e arriva il pareggio della Santa Maria al sesto minuto con Gabbianetta. Arriva velocissimo Ventura a destra, Todisco preferisce andare da Maggio, la posizione regolare da parte di Maggio, e arriva il 2-1 con Domenico Maggio che al nono minuto raccoglie l'assist di Todisco. Pallone buono per Gabbianetta, torniamo subito in cronaca, Gabbianetta in area di rigore, Gabbianetta trova la doppietta e anche il gol del 3-1. Riesce Manfrellotti contro Campanella, la mette dietro e poi fallisce la più facile delle conclusioni, il numero 27, Lauro. Simonetti, pallone per Cunzi, stavolta è regolare la posizione di Cunzi. Cunzi, sterza Cunzi! E arriva la traversa di Cunzi. Pallone dentro per Giovanni Romano, su di lui c'è Campanella, bravo ancora Stankos. Filogamo, pallone per Romano che cerca la conclusione, la prova, miracolo di Stankos. Ha avuto la palla del quarto gol con Tandara che ha sparato altissimo, mentre ancora Giovanni Romano che cerca il gol dell'ex, ha avuto dei corner. Pallone sul primo palo. Filogamo dentro per Manfrellotti e arriva il gol del 3-2. Koulibaly, pallone per Tandara. Ha il jolly Tandara e stavolta non sbaglia. Si fa perdonare Madalin Tandara. 45esimo dunque fuori Simonetti. Francesco Simonetti. La testimonianza del grande lavoro che la Santa Maria fa con i giovani, un altro 2005 che fa il suo esordio in campo. Santa Maria che lo ricordiamo nella classifica anche dei giovani di valore e al secondo posto. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, Santa Maria che saluta il pubblico amico con una splendida vittoria.